Buongiorno bimbi, eccoci qua per un altro video e un altro argomento nuovo. Allora bambini, la settimana scorsa abbiamo introdotto le unità di misura e abbiamo fatto la lunghezza. Vi ho anticipato che avremo fatto il peso e la capacità. Questa volta bambini facciamo il peso, la settimana successiva faremo la capacità. Allora bambini, il peso come vi ho detto per la lunghezza, a un certo punto gli esseri umani hanno dovuto trovare un sistema fondamentale che andasse bene per tutti per definire, per dirsi quanto lungo, quanto pesante, quanti litri, quanto vino, olio sta dentro un contenitore. Per il peso non si poteva dire un po', vi ho detto anche l'altra volta, no? Un po' di riso, un po' di sale, dovevamo dare un'unità di misura e questa unità di misura fondamentale è diventata il chilogrammo. Allora, il chilogrammo, bambini, ad esempio, lo usiamo per pesare, non so, i biscotti, la farina, il sale, ma anche per pesare le persone, i bambini, noi esseri umani, diciamo quanti chili pesiamo. Come per il metro, bambini, anche il peso ha dei multipli e dei sottomultipli. Vi ricordo che i multipli sono unità di misura 10 volte più grandi, mentre i sottomultipli 10 volte più piccole. Allora partiamo dai multipli del chilogrammo. C'è da fare una precisazione, bambini. Il vostro libro non ha messo, qui c'è scritto, attenzione, non esistono unità di misura per le misure 10 e 100 volte più grandi del chilogrammo. E loro segnano semplicemente 10 kg e 100 kg senza dare un nome. Allora, in realtà, quando ero piccola io e anche quando erano piccoli i vostri genitori, queste unità avevano dei nomi che adesso diciamo che non sono più riconosciuti a livello internazionale. Però, quando si parla normalmente si usano queste unità di misura. Pertanto io il nome ve lo ho scritto perché nel linguaggio comune sono molto utilizzati, quindi è giusto che voi sappiate come si chiamano. Poi il libro non lo scrive, ma noi lo impariamo lo stesso. Il libro, vi ripeto, non lo scrive solo per un motivo che a livello internazionale non è più così riconosciuto, ma noi ancora lo diciamo, quindi è giusto che sappiate cosa sono. Allora, il primo multiplo del chilogrammo è il miriagrammo, che corrisponde a 10 kg. E per esempio, noi nel linguaggio comune non lo usiamo questo, però 10 kg di arance, per esempio, potremmo dire un miriagrammo di arance. Ho scritto anche qui che un miriagrammo corrisponde appunto a 10 kg e che un chilo corrisponde a 0,1 miriagrammo. Poi 100 kg, bambini, sono un quintale e per esempio, non so, una moto da corsa potrebbe pesare circa un quintale. Un quintale appunto sono 100 kg, un chilo equivalgono a 0,01 quintale. Vedete che tornano come per il metro, decimi, centesimi e millesimi. Una tonnellata invece equivale a 1000 kg. E quindi, per esempio, non lo so, una macchina, un'auto, dipende dalla tipologia, ma pesa 1-2 tonnellate. Una tonnellata quindi equivale a 1000 kg, un chilo a 0,001 una tonnellata. Bene, bambini, questi sono i multipli. I sottomultipli invece del chilogrammo, e questi li riporta uguali anche il vostro libro, sono l'ettogrammo. È un decimo di chilogrammo e quindi un ettogrammo o etto, nel linguaggio noi diciamo un etto, equivale a 0,1 chilo, mentre un chilo sono 10 etti o ettogrammi. Per esempio, bambini, spesso diciamo quando facciamo una ricetta, la torta, la pizza, spesso misuriamo in etti, no? Nella bilancia. E il decagrammo invece, con la sigla DAG, è un centesimo di chilogrammo e quindi un decagrammo corrisponde a 0,01 chilo, mentre un chilo corrisponde a 100 decagrammi. Il grammo, bambini, che è quello che avrete sentito anche nominare di più, è la millesima parte del chilogrammo.
quindi un grammo equivale a 0,001 kg, mentre un chilo equivale a 1000 grammi. Il grammo, bambini, ad esempio, potremmo utilizzarlo, non so, uno spillo per esempio peserà circa un grammo, ok? Quindi è la parte, la unità di misura che si utilizza per oggetti molto leggeri. Per oggetti leggerissimi, però, voi avrete forse sentito, utilizziamo anche i sottomultipli del grammo, cioè a sua volta anche il grammo ha dei sottomultipli. Per esempio una piuma, un francobollo o io vi ho scritto anche un capello o una ciglia sono più leggeri ancora di un grammo e quindi dobbiamo avere delle unità di misura ancora più piccole. E sono altre tre che anche il vostro libro vi riporta. E sono il decigrammo, che è la decima parte del grammo, e un decigrammo equivale a 0,1 grammo, mentre un grammo equivale a 10 decigrammi. Il centigrammo invece, bambini, è la centesima parte del grammo e quindi un centigrammo equivale a 0,01 grammo, mentre un grammo equivale a 100 centigrammi. Anche qua sentite sempre decimi, centesimi, millesimi. La successione, bambini, è sempre questa, decimi, centesimi, millesimi. E l'ultimo è il milligrammo, il più piccolo, ed è appunto la millesima parte del grammo. Quindi un milligrammo equivale a 0,001 grammo e un grammo equivale a 1000 milligrammi. Io vi ho scritto, bambini, qui lo so che probabilmente già lo sapete, però ce lo ricordiamo, che lo strumento con cui è possibile misurare il peso è la bilancia. Come lo strumento con cui noi misuriamo la lunghezza abbiamo visto essere il metro, per il peso utilizziamo la bilancia. Allora, oltre a questo video, bambini, questa settimana ne metterò altri due. Uno in cui chi vuole, se riesce, può provare a fare una torta. E quindi vi eserciterete a pesare con la bilancia, con l'aiuto della mamma, dei papà, dei vostri fratelli più grandi, una torta molto semplice e molto buona che io faccio spesso qua a casa. Ottima per la colazione. L'altro video, bambini, sarà su peso lordo, peso netto e tara, che vi serviranno per affrontare poi i problemini su questi argomenti. Bene, bambini, per questo video è tutto. Vi mando, come sempre, un sacco di baci e un sacco di abbracci fortissimi. Ciao, bimbi!